Buongiorno amici. Allora, sono successe un po' di cose in questi giorni. Io prima di giorno 1 sul lavoro ho accusato uno strano affanno. Affanno mi creava confusione, paura. Non lavoravo bene, mi dava fastidio. Cosa è successo? Che giorno 1, la notte con il 2, scendo a lavorare normalmente e vedo che questo affanno era molto, 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 molto forte. Dico al responsabile, vedi che non riesco a lavorare, voglio andare a casa, sto male. Avevo anche 10 di febbre, avevo vomitato e per di più avevo anche la diarrea. Vado a casa, tempo di cambiarmi, lavarmi un po', sempre con questo affanno, mi metto nel letto. Per tutta la mattinata, anche da fermo avevo l'affanno. Andiamo dal medico curante la sera, dove mi visita, mi vede. E mi fa, tu oggi ti devi ricoverare. Io, cosa? Tu oggi ti devi ricoverare. Mi sembra strana come cosa. Non vi dico, in 2 minuti ha chiamato ambulanza, che mi è venuto subito a prendere, e siamo andati a Sigmaringen, un ospedale della Germania. Arrivati lì in ospedale, mi fanno subito controlli di ogni tipo. Pressione, analisi del sangue, ossigeno nel sangue, elettrocardiogramma, mi controllano anche le gambe se erano gonfie o no, di tutto. E mi danno la base di ricovero. La base di ricovero è durata 9 giorni, cioè io sono uscito ieri, avete visto quel brevissimo video, e praticamente io ho fatto tutte queste visite. Vabbè, le analisi, le cose, le feci, ho fatto un'ecografia, ho fatto una visita cardiologica, ho fatto un attacco e due referti, cioè visita cardiologica e TAC, hanno riscontrato alcune cose non belle. Partiamo da quella cardiologica. La visita cardiologica praticamente è dovuta al fatto che questo affanno che accuso è causato dalla valvola mitrale che non chiude bene, sia perché feci in passato della chemioterapia che ha indebolito il cuore, e sia il fatto che lavorando 12 ore al giorno, tutti i giorni, ha strapazzato il mio cuore. E sia per colpa anche della sinusite, dove non c'è circolo di aria, allora respirando solo con la bocca, diciamo, il cuore deve pompare per andare tutto in ordine. Mi hanno trovato questo cuore spezzato, no? E mi hanno dato una compressa da prendere ogni mattina per un bel periodo, e dopo questo bel periodo è da valutare se prenderla a vita o no. Però non ho avuto nessuna limitazione sul mangiare, non mi hanno detto di non bere caffè, anzi, il caffè mi hanno detto di berne uno, massimo due al giorno. Niente, l'attacco. Allora, l'attacco ha detto qualcosa. Cioè, io dal 2008, dal secondo intervento che ho avuto ad oggi, ho alcune masse tumorali dentro di me che sono rimaste invariate in tutto questo tempo. Siccome l'attacco che ho fatto a Sigmaringen con dei dottori nuovi, con un paziente che ha avuto dei precedenti
E non conoscendomi hanno visto, caspita, che cosa è successo? Cioè, si è esplosa una bomba dentro. Hanno visto una massa tumorale di ben 15 centimetri. 15 centimetri. Io ho spiegato di avere questa massa. Il punto interrogativo è: questa massa è cresciuta, si è ingrossata, si è sviluppata, si è, non lo so, ha di colpo è una nuova massa. Loro mi hanno detto che è sul diaframma e io già so che ho una massa tumorale sul diaframma. E se dovessi decidere di fare l'intervento è molto, molto, molto pesante, ma soprattutto rischioso. Rischioso perché il diaframma è un muscolo involontario. E diciamo che grazie a quel muscolo si vive anche. E togliere una massa tumorale al diaframma vuol dire togliere un pezzo di diaframma e ricostruirlo. Ovviamente ricostruendolo non è più, non si ritorna più alla vita di prima. Però se facciamo corna e bussiamo, dovesse. Dovrei essere obbligato a fare questo intervento, eh? Mi metto nelle mani del buon primario e dico ok, operami. E niente, questo è quello che mi è successo. Un altro fattore molto importante è quello lavorativo. Quello lavorativo perché i dottori mi hanno, tra virgolette, detto che quel tipo di lavoro non lo posso fare. Non lo posso fare perché è molto stressante per me. Il cuore ne potrebbe risentire di nuovo. Nella mia condizione fisica, avendo questa massa, potrebbe essere. Però non è facile. Cioè, io ho detto al dottore, ho detto, ho cercato di dire: voi avete le spalle coperte, io comunque sono venuto dall'Italia qui per lavorare. Cioè, se avessi saputo che venendo in Germania dovevo stare a casa, mi sarei stato a casa mia, dove a due passi c'ho i parenti, dove il piatto di pasta non mi manca, dove la vita, gli amici, la vita non è cara come qui. Cioè, nel senso, in questo paesino è cara. Un paesino. Allora, non avendo la macchina, non avendo l'auto, non avendo, è difficile. Va bene, dai, io finisco di bere il mio latte macchiato. Poi ragazzini, siamo qui a cenare. Sentivo tum 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 e che cos'era lì lì? Lì. Da sotto qua, a Eh? sedia, si è andata a ficcare di qua. Vedi, vedi, vedi. Cioè non si poteva, no, si, e da sotto c'è tum tum Praticamente tum stasera l'amore mio va alle 3 al lavoro. 4 e mezza. tum tum. Alle 3:30, però me ne vanno Ah. alle 3 di qua. E oggi ho raccontato un po' di quello che mi è successo. E niente, mo qui siamo all'ora di cena. Questa tazza qui, che per il latte la uso, sarà per la birra. Quindi stasera veloce. Mi ha preparato lui, amore mio. Guardate, siccome io questo tipo di formaggio, adesso che c'ha questa cosa scorzetta un po' dura, io non la mangio, la tolgo sempre. Ma l'ho tolto, amore L'ho pulito. mio. Vabbè, oggi si può dire che mi ha coccolato perché sono ritornata dal lavoro e ho trovato pronto il piatto di pasta. Così come sono andata al corso, mi ha lavato i piatti, mi ha lavato pure i piatti di ieri. Ma siccome andare appunto alle 3:30 al lavoro e quindi mo il tempo che ci siamo ritirati dal corso, dal dottore e quant'altro, ho detto beh, ci andiamo che io me ne vado a letto. Mi ha preparato la cena, mo sparecchio pure lui, quanto è bello. Oggi proprio mi vuol dire che mi ha coccolato. Bello, amore mio. Così, così. Beh, buon appetito.
Stiamo venendo a Take Me Out. Questa è la prima serata. Ciao. Ciao. E ragazzi, we. Allora, Lucia è già a letto. Mi ce la ciupi. Lucia è già a letto. E tra un po' vado anche io a letto, perché così la raggiungo, dai, dormiamo insieme. E che dire, ragazzi? Avete saputo delle mie notizie, dai. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Lo so, non è che è una domanda così tipo: mi sono comprato quest'auto, cosa ne pensate? No. Però un vostro parere riguarda tutto questo, cioè nel senso, non so neanche io come pensarla, cioè nel senso, io adesso vado in Italia e mi confronto con il primario che mi ha operato. Ma la cosa che voglio chiedere non è questa, vedi? Voi cosa pensate che sia? Una cosa brutta, una cosa bella? Indubbiamente penserete che sia bella. Cioè, mi trovate un po' confusa, raga. Però, secondo un vostro pensiero, la vedete negativa come cosa? La vedete positiva? Andrà bene, andrà male, boh, io la vedo mezza e mezza, io la vedo mezza e mezza la cosa. Comunque, dai, scusate se vi ho fatto una domanda sciocca e non riesco a tenere un discorso così in piedi, cioè mi trovo un po' confuso, capitemi. Non annullo il video perché sarei falso così. Cioè, potrei benissimo stoppare, cancellare e dire: uè ragazzini, noi abbiamo venuto di mangiare. Cioè, no. E niente, sono molto. Cioè, io quando accendo la telecamera, quello che mi passa per la testa lo dico. E credetemi, non abbiamo mai, fino ad oggi, stoppato la telecamera, cancellato e aver rifatto una scena che e sarà sempre una cosa fluida. Niente, in ospedale ho trovato un amico, cosa che non riuscivo a immaginare, cioè nel senso, dici: caspita, vado in Germania, oh, mi devono ricoverare, chi trovo? Come faccio? E ho trovato una famiglia, padre, madre, e ho poi conosciuto due dei tre figli che ha questa persona qui. Ma credetemi, e alla fine ho scoperto un'altra cosa, che non erano neanche tedesche queste persone, erano albanesi. Ma credetemi, mi hanno dato il loro cuore, cioè mi sono sentito a casa, pur non parlando la stessa lingua. Cioè, io ho fatto 9 giorni di ospedale e con loro mi sono sentito bene, bene. È nata un'amicizia, spero che vada avanti questa amicizia. Domani questa persona inizia il primo dei 6 cicli di chemio e gli auguro tanta fortuna, tanta salute e tanta forza. Niente ragazzi, a 1500 km di distanza è bello trovare persone genuine, persone capaci di capire
che in quel momento hai bisogno di una pacca sulla spalla. Ed è bello, ed è bello. Credetemi. Il video di oggi termina qua. Iscrivetevi, commentate, condividete, mettete un mi piace e buonanotte ragazzi. Ciao. Poi ragazzini, siamo qui a cenare. Sentivo tum 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 e che cos'era lì Lì. lì da sotto qua, la sedia, si è andata a ficcare di qua. Cioè non si poteva, no, e da sotto c'è tum 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 Allora, praticamente tum stasera l'amore mio va alle 3 al lavoro. Qua 3 e mezza. tum. Alle 3:30, però me ne vado alle 3 di qua. E oggi ho raccontato un po' di quello che mi è successo. E niente, mo qui siamo all'ora di cena. Questa tazza qui, che per il latte la uso, sarà per la birra. Stasera veloce. Mi ha preparato lui, amore mio. Guardate, siccome io questo tipo di formaggio, adesso che c'ha questa cosa scorzetta un po' dura, io non la mangio, la tolgo sempre. Ma l'ho tolto, amore L'ho pulito. mio. Vabbè, oggi si può dire che mi ha coccolato perché sono ritornata dal lavoro e ho trovato pronto il piatto di pasta. Così come sono andata al corso, mi ha lavato i piatti, mi ha lavato pure i piatti di ieri. Ma siccome andare appunto alle 3:30 al lavoro e quindi mo il tempo che ci siamo ritirati dal corso, dal dottore e quant'altro, ho detto beh, ci andiamo che io me ne vado a letto, mi ha preparato la cena, mo sparecchio pure lui, quanto è bello oggi, proprio mi devo dire che mi ha coccolato. Bello, amore mio. Così, così. Beh, buon appetito. Stiamo venendo a take me out. Questa è la prima serata. Ciao. Ciao. Ehi ragazzi, Allora, Lucia è già a letto. Mi ce la ciupi. Lucia è già a letto. E tra un po' vado anche io a letto perché così la raggiungo, dai, dormiamo insieme. E che dire ragazzi? Avete saputo delle mie notizie, dai. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Lo so, non è che è una domanda così tipo mi sono comprato quest'auto, cosa ne pensate? No. Però un vostro parere riguarda tutto questo, cioè nel senso, non so neanche io come pensarla, cioè nel senso, io adesso vado in Italia e mi confronto con il primario che mi ha operato, ma la cosa che voglio chiedere non è questa, vedi? Voi cosa pensate che sia? Una cosa brutta, una cosa bella? Indubbiamente penserete che sia bella. Cioè, mi trovate un po' confusa, raga. Però, secondo un vostro pensiero, la vedete negativa come cosa? La vedete positiva? Andrà bene, andrà male? Boh. Io la vedo mezza e mezza. Io la vedo mezza e mezza la cosa. Comunque, dai, scusate se vi ho fatto una domanda sciocca e non sono. Non riesco a tenere un discorso così in piedi, cioè mi trovo un po' confuso. Capitemi. Non annullo il video perché sarei falso così. Cioè potrei benissimo stoppare. Cancellare e dire uè ragazzini, noi abbiamo venuto di mangiare, cioè no. E niente, sono molto. Cioè io quando accendo la telecamera, quello che mi passa per la testa lo dico. E credetemi, non abbiamo mai fino ad oggi stoppato la telecamera, cancellato e aver rifatto una scena che e sarà sempre una cosa fluida, fluida.
Niente, in ospedale ho trovato un amico, cosa che non riuscivo a immaginare, cioè nel senso, dici, caspita, vado in Germania, oh, mi devono ricoverare, chi trovo, come faccio? E ho trovato una famiglia, padre, madre, e ho poi conosciuto due dei tre figli che ha questa persona qui, ma credetemi. E alla fine ho scoperto un'altra cosa, che non erano neanche tedesche queste persone, erano albanesi. Ma credetemi, mi hanno dato il loro cuore. Cioè mi sono sentito a casa, pur non parlando la stessa lingua. Cioè, io ho fatto 9 giorni di ospedale. E con loro mi sono sentito bene. Bene. È nata un'amicizia. Spero che vada avanti questa amicizia. Domani questa persona inizia il primo dei 6 cicli di chemio. E gli auguro tanta fortuna, tanta salute e tanta forza. Niente, ragazzi. A 1500 km di distanza è bello trovare persone genuine, persone capaci di capire che in quel momento hai bisogno di una pacca sulla spalla. Ed è bello, ed è bello. Credetemi. Il video di oggi termina qua. Iscrivetevi, commentate, condividete, mettete un mi piace e buonanotte ragazzi. Ciao.